Amici del Calcio Magazine, bentornati. Si apre oggi una nuova settimana di CM News. Con il pareggio a reti inviolate ottenuto all'Olimpico di Roma, il Milan archivia la seconda partita consecutiva della stagione senza subire gol. Il match disputato da Montolivo e compagni a San Siro lo scorso 14 dicembre contro il Napoli si era concluso 2-0. Per il gruppo di mister Inzaghi si tratta di una situazione inedita, non lo è invece per il 2014 dei rossoneri, che già in due occasioni, con Clarence Seedorf in panchina, avevano registrato due turni ravvicinati senza incassare reti. Era accaduto a febbraio, a marzo ed aprile, contro Bologna e Sampdoria, Fiorentina e Chievo e Catania e Livorno. Dopo 13 turni, Fiorentina, Inter e Roma comandano le classifiche dei tre gironi del campionato Primavera Team. Seguono in seconda posizione Torino, Milan e Lazio. Il miglior marcatore del torneo è l'interista Giorgio Puskas, con 15 reti, seguito da Vito Leonetti del Bari, fermo a 12 centri, e 4 giovani a quota 10. L'ultima edizione del campionato Primavera, intitolato alla memoria di Giacinto Facchetti, è stata vinta dalla formazione del Chievo Verona. Il nome di Carlo Ancelotti torna a brillare nell'Olimpo del grande calcio. Re Carlo, già campione in campo e in panchina con il Milan, ha vinto la guida del Real Madrid del Mondiale per Club. Le Merengues hanno battuto a Marrakech gli argentini del San Lorenzo, 2-0. Per il tecnico di Reggiolo è arrivato il 17° titolo d'allenatore. Per il Real Madrid è poker di successi nel torneo intercontinentale. I Blancos hanno così eguagliato il record fino a ieri detenuto dal Milan, unico club italiano riuscito nell'impresa di salire in vetta al mondo per 4 volte. 4 sono anche i titoli mondiali vinti da Ancelotti, 2 da giocatore e 2 da allenatore. Lunedì di Supercoppa in casa Napoli e Juventus. A scaldare il tifo partenopeo ci ha pensato la tifosissima Marika Fruscio. La maggiorata soubrette napoletana si è mostrata online con alcuni selfie realizzati ad hoc per l'evento in programma oggi in Qatar. Costume da superwoman, dito puntato e un solo importantissimo imperativo: vincere. Chissà se il messaggio arriverà ai ragazzi di Benitez. Con il consueto spazio dedicato al gossip si conclude la puntata di oggi. La redazione del Calcio Magazine augura a tutti voi un sereno Natale. Continuate a seguirci sul nostro sito e sulla nostra pagina Facebook. Il CM News torna domani.